Marco, quando ti ho intervistato qualche tempo fa per l'ultima stagione di Gomorra, mi hai raccontato che Ciro ti ha insegnato a scrollarti di dosso una polvere di pregiudizio che avevi nei confronti della tua città e anche un certo risentimento per Napoli che forse non ti aveva dato abbastanza. Credi che Napoli Magica nasca anche inconsciamente da quell'esperienza trasformativa? Ma non lo so, può essere. Sicuramente essermi scrollato di dosso certi pregiudizi ha a che fare con un mio percorso che è continuato con Napoli Magica. Ed è passato dalle periferie al centro storico, no? Però devo essere sincero, non ero arrabbiato con la città perché non mi aveva dato, ero arrabbiato con me stesso perché io non avevo dato a lei. C'è una delle donne che intervisti che dice che Napoli è bella ma non balla ed è il popolo a non farla ballare. Sei d'accordo? È bello questo parallelo che lei fa col ballo, no? Che è una delle dimensioni più accese quando si racconta e si parla di Napoli. Se pensi che anche la tarantella, che erroneamente è vista come un ballo giocoso, è anche un ballo demoniaco, disperato. E quindi sarebbe bello che la città ritornasse a ballare, a danzare insieme, però per farla danzare dobbiamo essere noi bravi a conoscere i passi, se C'è una delle no non balla. in una delle sequenze del tuo film, si vede un murales dedicato a Giancarlo Siani. Immagino che non sia una scelta casuale. Non è una scelta casuale, tra l'altro me lo domandi a pochi giorni da una bellissima iniziativa che mi ha visto coinvolto, grazie all'Associazione Siani, nella presentazione di un libro meraviglioso per bambini che si chiama Favolette, perché io volevo che anche semplicemente attraverso un'immagine, il racconto di questa città fosse il più variegato possibile e Giancarlo è un racconto non solo triste ed amaro, ma anche meraviglioso, perché è un racconto di coraggio. Ed era giusto e dignitoso che lo rappresentasse in qualche modo. Partenope ha regalato a Napoli la dignità. Credi che sia uno degli elementi che la rende così unica, è una città che sa resistere? Sì, ma secondo me la dignità di questa città la si esprime proprio attraverso le sue miserie, perché Napoli non è una città che si nasconde, ma anzi le denuncia e le mette davanti, no? Quasi come se affrontasse il mostro senza nasconderlo sotto un tappeto. Quindi da questo punto di vista credo che sia una città con un'altissima dignità. Vedere Napoli Magica a me ha scatenato un senso di nostalgia per un passato di una città che io non ho conosciuto. Cosa speri, che gli spettatori, prendano da questo tuo racconto? Io spero che gli spettatori, spero che gli addetti ai lavori, spero che i critici riconoscano a questo film di essere un grande incompiuto, di essere un grande incompleto e che si adoperino loro per continuare questo racconto e moltiplicarne le visioni. Il tuo lavoro è molto particolare perché parte in un modo e poi diventa quasi un'esplosione di storie, di colori, di volti. Come l'hai immaginato visivamente? Ho immaginato a partire da un presupposto che è quello che ha spinto la narrazione mia di Francesco Ghiaccio, cioè di fare di Napoli Magica sostanzialmente un racconto di luoghi comuni e di stereotipi. Quando si dice sempre che Napoli è un palcoscenico a cielo aperto, e il palcoscenico però è interessante per la sua struttura, e cioè che ha la possibilità di essere agito e quindi in superficie, ma così come erano fatti i palcoscenici di un tempo erano cavi, come delle casse armoniche, quindi c'è un sotto palco che forse è ancora più interessante di quello della superficie. Ecco che quindi abbiamo voluto costruire una realtà che a un certo punto venisse ribaltata e che fisicamente portasse gli spettatori in un'altra dimensione. Tu viaggi e cammini tra le strade di Napoli, vedi dei posti ovviamente conosciutissimi, ma c'è uno di questi luoghi che hai più a cuore? Guarda, Napoli per me è una città uterina, nel senso che varia a seconda degli umori, quindi io ho dei posti prediletti a seconda di come mi sento, a seconda della necessità che ho di vedere uno scorcio piuttosto che un altro, di sentirmi chiuso tra le mura dei vicoli, piuttosto che di uscire all'aria aperta e di guardare un panorama, un paesaggio. Non ti saprei dire, l'amo tutta, l'amo nelle sue periferie, l'amo nel suo centro, l'amo nei luoghi più sconosciuti, così come in quelli più noti, ma varia a seconda del mio umore. Ti faccio un'ultima domanda. In questi anni Napoli è diventata di nuovo centro del cinema, penso a Quirido Io, penso a Sorrentino. Secondo te perché ha questa potenza cinematografica incredibile? Ma secondo me Napoli, come New York, non a caso c'è la desinenza new nel nome della città e la nostra derivata Neapolis, cioè nuova,
È una città di grandi conflitti, è una città metropolitana ed è una città cosmopolita e quindi riesce, secondo me, a partire dal particolare del suo racconto a farsi universale. Ed è la ragione per cui ha stimolato non solo i registi nostrani, ma anche tanti che da fuori sono venuti a raccontarla proponendo la loro visione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. A te. Ciao, Corn.